Il paradiso delle signore, trama puntate. Mercoledì 23 febbraio 2022. Fiorenza consiglia a Flavia di coinvolgere anche Ludovica nel loro importante affare. L'idea, infatti, porterebbe Ludovica più vicina a Torrebruna, che ha già dimostrato di provare del forte interesse per lei. La cosa potrebbe guastare una volta per tutte la storia d'amore con Marcello. Adelaide, finalmente, rientra a Villa Guarnieri. Umberto è felicissimo e si rende conto che per lui la contessa è la cosa più importante che ci sia. Dopo aver preso consapevolezza dei suoi sentimenti, Guarnieri ha un confronto con Flora e la invita a dimenticare quanto prima quello che c'è stato tra loro. Infatti, non vuole rovinare il rapporto con Adelaide e vuole vivere il suo amore con lei. Maria riceve un telegramma da parte di Rocco ed è molto sorpresa. Al contrario delle aspettative, il contenuto è molto rassicurante e la Puglisi è felice. Ovviamente Agnese non crede affatto alla sincerità del figlio, dopo quello che ha visto. Irene viene a conoscenza dell'esistenza della nuova fidanzata di Rocco, ovviamente in maniera casuale. Anche lei affronta un dilemma e non sa se dire la verità oppure no alla sua amica. Marco si complimenta con Stefania per l'articolo che ha scritto in merito alla nuova legge, ma Gemma ascolta la conversazione e si ingelosisce profondamente.